Sono arrivato qui nel 1987, okay, avevo circa 6 anni, proprio perché i miei genitori hanno cominciato il loro percorso di recupero. Sono stato qui fino praticamente ai 14 anni, poi siamo tornati a Napoli dove sono nato. A distanza poi di anni ho chiesto a San Patrignano di ritornare. Per me è stato proprio un ritorno a casa. San Patrignano è una comunità terapeutica per il recupero e per la prevenzione dalla tossicodipendenza. Nasce nel 1978, fondata da Vincenzo Muccioli, una persona da straordinarie doti umane, con la stessa ispirazione forte che è assolutamente trasversale all'accoglienza, all'ascolto di chi ha bisogno, al dedicarsi all'uomo, alle sue necessità, ad aiutarlo a trovare delle risposte. Questo San Patrignano dal 1978, in maniera assolutamente gratuita e disinteressata, continua a farlo. Lo ha fatto per 26.000 ragazzi, continua a farlo, ce ne sono 1.200 in comunità. Conoscerete una delle persone responsabili della pizzeria Spaccio, arriva da Napoli, ha uno zio che ha una pizzeria a Napoli, quindi una tradizione familiare. Appartengo a una famiglia di pizzaioli, quindi da generazioni, quindi sono cresciuto comunque in questo contesto, in questo ambito. È dal 2012 che mi occupo di Spaccio. La pizzeria proprio e anche il negozio di San Patrignano. Pensare che un prodotto di questa qualità, di questa eccellenza, di questa bontà venga prodotto sulle colline romagnole a pochi passi dalla riviera di Rimini effettivamente ha dell'incredibile. È un altro inedito di San Patrignano. Ed è una pizza gourmet, quindi condita spicchio per spicchio. Lunga lievitazione, lievito naturale, materie prime di eccellenza. Poi abbiamo anche la pizza al metro su base di stirata romana, sempre a lievitazione naturale, con farina tipo 1, che è una pizza un po' più di aggregazione, quindi con un tagliere servito a centro tavola. E oggi sono molto, molto felice, molto soddisfatto perché riesco a coniugare la mia passione anche poi a tutto quello che c'è dietro. Che è un mondo fatto di tante cose, di formazione, di condivisione con tutti quelli che sono i ragazzi che comunque passano da questo posto e cercano di prendere il più possibile per poi ritrovare la loro strada fuori da San Patrignano. Sono arrivato a San Patrignano nel luglio del 2011, dopo parecchi anni di tossicodipendenza. Ero arrivato a toccare un po' il fondo, tutti i rapporti che avevo con i miei genitori e la mia famiglia erano andati distrutti. Ho deciso di farmi dare una mano. Io sono entrato qui a San Patrignano nel 2007, giugno 2007. Dai, un po' sono stato aiutato dalla mia famiglia, che mi fecero fare il colloquio in un'associazione in Campania vicino Salerno, e poi da lì dai, sono stato circa 4 mesi ospite in questa associazione e poi dopo mi hanno indirizzato per venire qui a San Patrignano. Sono arrivata a San Patrignano 3 anni e mezzo fa e dopo un percorso abbastanza travagliato di tossicodipendenza. Tanti prendi e lascia da sola, alla fine ho deciso di chiedere una mano. Una problematica che normalmente viene definita come cronica e recidivante,
A San Patrignano, e lo dimostrano delle ricerche scientifiche, recupera il 74% dei ragazzi che finiscono un percorso. Il 92% dei nostri ragazzi che finisce un percorso trova o dalla comunità si fa trovare un'attività lavorativa, lì dove abbiamo una disoccupazione giovanile che è pari al 40% in Italia. A San Patrignano adesso ho trovato una famiglia che sento molto forte, perché comunque in tutti i momenti di difficoltà, in tutti sia le gioie che nei dolori, San Patrignano è sempre stata al mio fianco, quindi è l'affetto familiare, lo stare insieme, avere comunque qualcuno con cui condividere un qualcosa. Stando qui con l'aiuto anche delle altre persone che mi circondavano, no? È diventato un po' casa mia. Quando vengo qua faccio le cose in questo posto come se questo negozio fosse mio. Quindi è il valore aggiunto, secondo me, perché quando sei in un posto dove te lo senti tuo, non guardi niente, guardi solo a fare bene questo. Da quando sono arrivata a San Patrignano sono cresciuta tanto umanamente come persona. Questo fa la differenza tra il ragazzo che entra fragile, distrutto, e il ragazzo che esce dopo un percorso di vita più che un percorso terapeutico e impara responsabilmente a contribuire a dagli andamenti che sono degli andamenti collettivi, degli andamenti sociali, quindi impara a reinserirsi in una società con delle capacità relazionali, con dei contenuti valoriali importanti che lo rendono definitivamente stabile e affrancato da qualsiasi tipo di problema. I nostri panni sì. Hanno evitazione naturale, ne abbiamo diverse tipologie, abbiamo la varietà con segale e noci, un etto di prosciutto cotto. Un etto di prosciutto. Sapere che far bene per se stessi contribuisce a rendere bello l'ambiente, rendere bella la società in cui vive, è un principio superiore che anima più di qualsiasi tipo di personalismo e individualismo. Io penso che qua non ho mai finito, perché stando qui tutti i giorni imparo qualcosa. Quindi è sempre mettersi alla prova e loro mi danno una grande mano, sinceramente, perché mi rivedo tanto in loro, nelle fatiche che fanno. A volte quando mi vengono vicino anche per chiedere un consiglio, no, per me è importante, mi fa star bene. Tutta la comunità, non in senso terapeutico ma in senso proprio antropologico, concorre in questo obiettivo. Aiuta i ragazzi a riconoscere le proprie difficoltà, le proprie fragilità, i propri bisogni, le proprie esigenze. Aiuta a soddisfarli, aiuta i ragazzi che arrivano a San Patrignano esposti ad un grave rischio di vita a riappassionarsi alla vita. Il risultato più straordinario che si riesce a raggiungere è quella qualità, quell'eccellenza che San Patrignano in tutto quanto quello che viene fatto concretamente, lavorativamente, è degno di un'osservazione particolare rispetto alla quale non emerge solo un prodotto, emerge la passione dei ragazzi, emerge il loro desiderio, la loro ricerca del meglio. Grazie comunque a San Patrignano che mi ha formato a livello professionale, mi ha dato la mano in seguire un po' il mio sogno, un po' la mia passione, ha fatto sì che comunque diventassi pizzaiolo di spaccio, comunque dai, una delle pizzerie migliori d'Italia, perciò sono pienamente soddisfatto e pienamente grato di questa cosa a San Patrignano. Il cliente riconosce in noi
tutto quello che cerchiamo di far trasparire, oltre al prodotto ma anche a tutto quello che c'è dietro, quindi il lavoro con i ragazzi, la formazione e la cura dei dettagli, ecco. Quando un cliente è soddisfatto, quando comunque vengono anche persone che si intendono di ristorazione e comunque ti dicono guarda, stai facendo un prodotto bellissimo, ti riempie e hai sempre più voglia di andare avanti, di imparare, di migliorarti. Dedicarsi con impegno, con dedizione, con amore a chi ha sofferto, chi ha vissuto delle gravi difficoltà, a chi chiede un'opportunità e con motivazione, con responsabilità, con dedizione decide di cogliere l'opportunità di un'altra chance, di un'altra opportunità che gli viene data, trova effettivamente una stabilità, una serenità, una passione per la vita e contribuisce positivamente agli andamenti della società. Il gruppo è sempre stato la nostra forza, non abbiamo mai puntato sul nome o sulla singola persona. Ci prendiamo cura delle persone, dell'ultimo ragazzo arrivato, così ci prendiamo cura per il nostro lievito madre. Quando sono andato avanti con il percorso qui a San Patrignano, ho deciso di realizzarmi qua, nelle zone qua, e Sampa mi ha dato una mano assumendomi qua come dipendente. E adesso ho un lavoro, vengo retribuito. Inevitabilmente, quando l'uomo è al centro dell'interesse della collettività, trova la sua personale realizzazione e contribuisce all'andamento della comunità, ne risulta un progetto di successo. Sicuramente Spaccio è uno dei progetti di successo di San Patrignano.